Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Tempo fa Apple ha rilasciato le sue Apple AirPods, un prodotto rivoluzionario sotto certi punti di vista. Infatti ebbe un enorme successo e dato questo enorme successo molte aziende provarono ad emularle. Chi con buoni risultati, chi meno, insomma. Infatti facendoci un giro su Amazon non sarà difficile incappare in dei cloni di queste cuffie. Ovviamente alcune sono proprio delle paccate cinesi vere e proprie, invece altre sono molto molto riuscite. Magari non avendo neanche lo stesso design, ma comunque con la stessa intenzione, ovvero avere due auricolari che funzionano come se fossero uno solo, in sinergia. Ciò che però ha contraddistinto le Apple AirPods è la assoluta facilità nel pairing, che si integra perfettamente con l'ecosistema Apple. Come detto prima, appunto, molte aziende hanno provato a, come dire, emulare questo prodotto, e Xiaomi non sembra essere da meno. Infatti, secondo l'ente americano Federal Communications Commission, ovvero FCC, proprio Xiaomi sembra che abbia depositato un nuovo, come dire, brevetto per delle cuffie wireless, ovvero le Xiaomi Mi True Wireless Earphones. Infatti l'FCC è sempre una fonte molto attendibile per quanto riguarda i nuovi prodotti. Queste nuove cuffiette di Xiaomi dovrebbero essere totalmente wireless, però non sarebbero comunque le prime. Strizzano palesemente l'occhio alle AirPods di Apple, non solo per quanto riguarda il design delle cuffie, ma anche per quanto riguarda quello della custodia, che comunque richiama quella della casa di Cupertino. Le Xiaomi Mi True Wireless Earphones, nome in codice all'FCC TVSJ01JY, saranno disponibili nella colorazione bianca, saranno dotate di Bluetooth 4.2 e cancellazione del rumore. Sul fronte dell'utilizzo, le cuffie possono essere controllate tramite comandi touch per ricevere chiamate e gestire la musica. Per ricaricarle a pieno sarà necessaria solo un'ora e la custodia fornisce 10 ore di utilizzo. Per maggiori informazioni non ci resta che attendere l'uscita ufficiale. Xiaomi potrebbe infatti svelarle l'8 dicembre a New York. Il video di oggi si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, condividete e seguite la pagina Instagram del canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Adios!